Non vedi quanti, ma cazzo se ne è sbucati fuori, oh. Ci ha dato la sorella laziale, poi io lo faccio vedere questo video. Cioè, capire, se ha vinto a Roma, ci andavo io con i laziali oggi. C'è la processione. Sì, infatti. Allora, oh, oggi è, che è sabato 12 novembre 2022, ieri era la festa dei cornuti. E siamo a Casette, sotto la famosissima falesia dei Grotti. Qualcuno arrampica? No, nessuno. Perfetto, tanto era difficile questa come falesia. Quindi eccoci qua, lungo il sentiero che porta prima la Madonna dei Balzi, la Madonna delle Rocce, insomma, sopra Grotti, il sentiero Grotti. Siamo sotto a Città Ducale, Casette, Rieti, sui monti del Cicolano. Perfetto, andiamo avanti qua. Ed eccoci qua, sotto le famose pareti di arrampicata della falesia di Grotti. Andiamo, si chiama l'ombra del bastone, questi sono tutti i nomi delle vie, però non c'è scritto il grado. Il mollicone, guarda questa come butta fuori, ammassa, è tutta spittata perfettamente proprio, eh? Ce l'hanno proprio murati, ce l'hanno, non l'hanno neanche trapanati, bellissima. Dicono che questa sia una delle falesie più difficili della zona, perché queste partono tutte dal sesto, settimo grado, ma infatti si vede, la roccia è bellissima, i pareti lo so, strapiombanti e verticali. Ok, abbiamo lasciato la falesia e adesso cominciamo la nostra passeggiata verso la Madonna dei Balzi. Potremmo dire che qui a Grotti la roccia non manca, guardavo a 12 è tutta roccia. Ecco Luisa, guardate che capello che si è fatta, va, mo. Da quando si è fatta sto capello sta venendo sempre in escursione, ci avrei fatto caso? Ciao, eccoli! Mazza quanti, oh! Forti. Oh, c'è anche Carla Trekking, vedi? Oh, oggi il video dura 2 ore, guarda quanti siamo! Oh, hai notato, guarda che guarda che ti guardo! Sì, ma sta lampeggiasta! Ah, sei riprende, sai! Certo! Ah, ecco, ok, perfetto! Ok, siamo arrivati alla Madonna dei Balzi, che è la prima chiesetta alpina di oggi. Poi vi porteremo pure alla Grotta delle Rocce, si chiama così, una cosa del genere, dove nel 59 Anita Ekberg girò il film, quando mi ricordo ve lo dico, era un film, il titolo portava il nome di un fiume, in questo momento non mi ricordo, comunque Anita Ekberg nel 59, ma questo si trova più avanti, adesso saliamo sopra. Ok, questa lunga scalinata che l'hanno chiusa, oh. No, è aperto, benissimo, siamo arrivati. Come sta messa questo trambolo? Sì, mo sta sotto proprio le pareti qui sta, oh. C'è scritto pericolo di crollo, però è aperto, cioè loro, io ti ho avvisato, poi fate voi, attenzione alla testa qui sopra, eh. Attenzione alla testa. Ok. Ho letto che c'era una grotta, dove sta? Questo qui è l'altare dove fanno la messa. Siamo a strapiombo sotto le rocce. Fa un altro giorno che abbiamo scavalcato e poi hanno aperto il cancello. Sì, siamo dentro la chiesetta della Madonna. E lì, lì, accendi la lampadina, va. Aspetta, questi sono gli ex voto. Siamo proprio dentro all'interno della grotta, guardate che c'è qui dietro. Venite. Spettacolo. Bellissima. Mamma mia. Hanno stanno suonando la campanella. Guardate che spettacolo qua dentro. Quindi continua là. C'hai la lampadina? Ah, vedi qui fanno la raccolta dell'acqua, perché da qui queste sono le famose concrezioni del coso. Vediamo le stalagmiti. Oddio, vedo più niente. Finisce lì? Sì. Finisce là. Perfetto. Ok. Spettacolo, eh? Sì, raccoglie là, queste sono, quindi. Come si chiamano? Le stalattiti, giusto? Stalattiti, che formano piano piano si stanno a formare qua dentro. Formano una colonna, in realtà non sono stalattiti.
pensa quant'anni c'è sta grotta per formarsi colonne così. Vabbè, questa no, Ah, questa qui c'è sta l'acqua dentro, vedi, è bucata, l'acqua delle salatine entra dentro e sotto c'è il rubinetto. Ok. Ok, sentierino stretto stretto. Sì. Sentierino stretto stretto sopra la falesia dei Grotti. Senti, sono due il gruppo, sono finiti, dove sono andati a finire gli altri? Ancora là stanno, fa vedere il pondo stanno. Ah, eccoli va. C'è Marco che guida il gruppo, Oh, dove stanno le donne ci stai te? Sta sempre in mezzo alle donne, Sempre? Mamma mia, che bel sentiero, questo proprio sotto, tutto sotto le pareti, passa. Adesso sto punto qua è pure panoramico, guardate che belle montagne qua. Quello giù sotto poi è il nostro sentiero di ritorno. Prima facciamo la parte alta di Grotti e poi al ritorno facciamo la parte bassa di Grotti. Quindi moriamo un'altra chiesetta alpina, dopodiché andiamo al paese di Grotti, mangiamo, beviamo e poi scendiamo e piamo il sentiero basso. Arrivato a questo punto c'è un coso dove si fa, a reggi un attimo. Tu riprendi sempre dritta così, Sì, io sto ferma. No, qui come vedete c'è questa grossa roccia, ci hanno messo due spinte con una corda. Qui ogni, due o tre persone ogni volta che passano spostano sta roccia gigantesca. Adesso facciamo io in mano, dai. Al tre, Uno, due, tre. La prossima volta la lascia piangere. Vabbè, comunque, questa qui sicuramente, questa qua che vedete, vedete? Questo qui, sicuramente qui ci fanno le calate in doppia sulle cascate, perché questa qui è una cascata quando c'è l'acqua, poi sicuramente qui fanno, legano e fanno le calate in doppia qui sotto, sotto la cascata, vedete? Eccola qua, fanno canyoning in pratica, capito? Canyoning, canyoning, insomma, fanno le, per fare le cose, le discese in doppia. Ok, sicuramente saranno pure lassù, scenderanno pure da sopra. Ok, siamo sempre sotto le pareti e siamo sul punto panoramico. Attenzione che qui, da quello che ho letto, è strapiombante, cioè passiamo sopra i pareti, passiamo, quindi manca qualcuno, che siamo... stanno due che stanno... ecco perché, vabbè, via. Ecco Carla che ci sta riprendendo i piedi, stanno davanti, ci siamo un paio da cazze già. Ciao. Ok, continuiamo qua, guardate questo punto panoramico bellissimo. Sì, come si chiama questa, il salto sicuro, salto cicolato, no, come si chiama la valle del salto, com'era? Il fiume salto. Sì, fiume salto, quindi possiamo dire la valle del salto, via. Passa, passa, punto panoramico sotto la salto cicolana. Che se prende? La maggiorana, timo, origano, che sia. Sì, sì, stanno a raccogliere le piante, sai, non lo potete fare. È Carla che raccoglie. Ok, via. L'altro. Ok, guardate che spettacolo sto pezzo qua. Oh. Vai, vai più veloce, vai, gà. Così ti faccio vedere dall'altra parte. C'è sta curva qui a strapiombo sopra i pareti. Eccoli, ma sono passati quell'altro adesso. Eccoli. Sarà un sentiero che passa a strapiombo sopra i pareti. Ok, siamo sopra al paese di Grotti che sta qua sotto, forse dall'altra parte si vede meglio. Adesso il sentiero, guardate, continua, guarda, guarda che grotta gigantesca che c'è sta là. Adesso il sentiero continua qui, passa vicino a quella grotta e poi gira, vedete? E passa sotto le pareti rocciose ancora. Sempre lì il sentiero strapiombante. Marco! Ah, sta dietro, stai. Vediamo un po' un attimo qui se vede, perché vedo tipo una grotta, qualcosa. No, a vedere, va. Tra poco arriveremo anche al secondo... la seconda chiesetta e poi più là ci sarà il punto dove c'è la famosa, l'antica città, almeno le costruzioni dell'antica città dove girò il film Anita Ekberg. Niente, sembrava una grotta ma è proprio uno scavo sotto le rocce, quindi niente, continuiamo. E come per magia qui sopra, vedete, siamo sopra il paese di Grotti, questo è il paese, ecco qua. Oh, ecco la famosa bandiera italiana che vedevo da sotto ogni volta che facevo la cicolana, eccola qua. E quella zona lì è quella della zona delle costruzioni dove Anita Ekberg nel 59 girò il film, e ora ci andiamo. Tanto andiamo qui alla seconda chiesetta alpina. Guardate questa chiesetta, è particolare perché c'è il tetto fatta a forma di cappello di alpino. Spettacolo, eh? Guarda.
capinna. Ciao, fai la foto, cara. Tanto fa qua io. La Madonna delle Rocce, questa era, come ricordavo si chiamava. La Madonna delle Rocce. C'ha il cappello. Hai visto il cappello fatto a forma d'alpino? Senza se metti mai arriva, non è piccoletta, si vede bene lo stesso anche da qua. Ok, guardate il cappello d'alpino, eh. Ecco. Con la penna nera. Perfetto, anche questa è raggiunta sempre sopra il paesetto. Eccolo qui. Ok, lasciamo la chiesetta e ci dirigiamo verso l'antico insediamento. Dove Anita Ekberg sa già magnà, eh? Come te lascio un attimo solo? Anita Ekberg nel la parola Ekberg mi manco, come viene? Nel 59 girò il film Fiume Giallo. Però c'era un'altra parola più di Fiume Giallo, non mi ricordo qual era. Ok, guardiamo, siamo sotto questa parete. Ci stanno gli spiriti veramente? Oh, ci stanno veramente, a me non mi pare una roccia buona questa. Vabbè, qua sì. Qui sì è meglio, ma manco tanto secondo me. Oh! Sembra cosa? Sembra. Si sgretola sotto le mani, via. Oh, ci hanno provato, però c'è gli spiriti, non sono neanche tanto vecchi. E comunque è difficile questa. Ah, guarda lei, c'è il moschettone là, vedi? Ma fai tutto il bordo sopra dell'archetta lì fino alla sola. Ah, vedi, questa è tosta, eh. Vabbè, andiamo. Andiamo all'insediamento. Anzi, cominciano da qua. Cominciano da qua i primi insediamenti, vedi? È qui, vedi? Questo si vede che era un muro fatto da qualcuno. Ok, siamo arrivati all'insediamento. Sì. Qua. È qui comunque dove Anita Ekberg, o qui o più là, ma vediamo quando riconosco il posto. Comunque guarda, questo è l'antico insediamento, guarda un po' su sta parete. Aspetta, è qua. Ci sono tutti i cosi, a parte gli spit. Oddio, mi vengono a mettere, cosa chiamano questi? I rinvii, ecco, i rinvii. Sono tutti i rinvii attaccati. Tanto sono sicuro che nessuno si va a rubare, chi ci riesce a salire qui sopra? Guarda quanti ce ne stanno, di è? 1, 2, 3, 4, cioè in pratica ce ne sono una ventina, vai. Ok, questa è la sua parete arrampicata con tutti i rinvii lasciati attaccati lì. Per non so, ogni volta quando parti da primo a metterli, capito? Già ce li trovo, ce l'hanno lasciati, certo? Evidentemente ci vengono a arrampica spesso qua. Guardate, eccolo qua, questo antico insediamento. È un antico insediamento, sembra che non sia stato mai conquistato, perché quelli che stavano qui sono riusciti sempre a respingere tutti gli assalti. Perché era praticamente impossibile raggiungerli qua. Ok. Ah, ecco, qui ci stanno i cosi da Anita Ekberg, vedi? Guardate, eh. Qui c'è sotto la grotta così. Pure qui ci stanno gli spit, vedi? Ok. Perfetto. Qui girò il film, il famoso film Anita Ekberg. Infatti, vedi, era il famoso film, era Apocalisse sul Fiume Giallo. Qui quando si addentra la Fontana dei Trevi, vedete? Il film è questo. Apocalisse sul Fiume Giallo, Anita Ekberg, George Marshall, senza legge più, e Franco Rettori, eccolo qua. Sì, c'è, ecco qui. Durante il film si vede anche questa cosa famosa della faccia del martello, lo sta? Qua sopra la porta, qua. Ecco lì. Sì. Ok, perfetto. Insediamento. Ed eccoci qua, siamo all'insediamento superiore, sotto proprio le pareti, guardate che bello. Sì, pure al piano di sopra, ma come ci arrivavano, vedevano lì. Porca miseria. Ok. Aspetta, dentro. 1, 2, 3. Olè. Questo è l'insediamento superiore. Che poi se è superiore, c'è un altro sopra ancora. Non si sa come arrivarci. Sta stare piombante sulle rocce, quindi. Non lo so. Guardate che panorama da qua, che bello. Vedete, noi veniamo da là adesso, no? Andiamo a tutto il giro di stamattina. Questo
è il sentiero che ci riporta sotto al paese di Grotti. Arriviamo qui e ok, allora le pitture rupestri stanno qua, poi andiamo a vedere. C'era un riparo denominato riparo di Grotti, è andato a orientare l'antico insediamento a una decina di metri sul livello abbezzo. Ci sono state 16 pitture in due nicchie, furono probabilmente effettuate con un pezzo di legno in parte carbonizzato. Castello delle Grotte è quello che abbiamo fatto adesso, noi l'insediamento con il nome di Castello delle Grotte si indicano i ruderi del vecchio insediamento che si trova al di sopra dell'abitato attuale di Grotti. Posizionato sul versante montano a mezza costa, fu edificato probabilmente nella metà del 1300 per controllo di aria e per difesa della frontiera tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa. La Chiesa c'ha sempre di mezzo. Ok, questo è il sentiero che porta alle pitture rupestri, qui c'è una di quelle nicchie, però non vedo pitture, forse dopo questa non c'è sta niente qua dentro. No, perché già nera di sua, gli hanno dato fuoco, gli hanno dato. Quindi anche avete sarà fatto con dei pezzi di de legnetto nero carbonizzato. Questi sono allargati, credo. Sì, eccolo, vai, Walter, che lui c'è le gambe buone, vannacce, va. Vedi per caso qualche pittura? No. Da qua non si vede niente, vabbè, allora stanno più avanti. Andiamo avanti a vedere, va. È quello, dicono questo. Ecco qua, questo è il sentierino che porta a questa cosa. Ma non ci venite qua, rimanete là. Tanto c'è niente. Rimani là che il sentiero è stretto, stretto. E com'è? Quindi rimanete là, non ci venite. Tanto c'è niente. È solo un antico insediamento, è roccia. Non ci sono le pitture qua. Perfetto, guarda che bello qui che è. Questo è l'antico. Ah, vedi, c'è la porta. Sì. Vedi, loro stavano qui sotto, cioè, il grosso della casa era qui sotto qua. Oh, aspetta, faccia una foto, eccoci. Fermati, Eliana, non veni Simone, fermate! Fermate là, non c'è veni! E come parla col muro. Ok. Questo è il sentiero di ritorno, cioè quello che ci porta dentro il paese di Grotta, vedi? Hanno fatto il corimano bianco, rosso e verde. Siccome questo porta alla chiesetta degli Alpini, bianco, rosso e verde. Pure qua c'è un altro di corimano. Questo è tutto rosso però. Ah no, no, è rosso, bianco e verde, siccome è più lungo, infatti sì. Rosso, bianco e verde. Quindi adesso dovremmo trovare un sentiero alternativo. Le pitture rupestri, ma non l'abbiamo trovato, abbiamo girato tutte le parti. Siamo alla chiesa di San Vittorino del XVII secolo. Ah, dici, e questo è il livello più alto qua, ecco qui. I ruderi della chiesa di San Vittorino, naturalmente. C'è sta il sotto, perché, capito? Ma come entrare? C'è sta il pavimento. Ma che sta a scherzare? Quanto pesi? Dipende, questo regge 72 kg, quanto pesi? Chi ha detto regge 72 kg? Io supero! Allora sta attento. Vabbè, ok, comunque va lì dietro poi. Ma dai, ma guarda che... Ma dai, ma può crollare secondo te? Ma sai quanta gente c'entra qua dentro? Vorrei dire che non valeva la pena entrarci, che non c'era niente. Ci sono solo i ruderi. Però qui finisce, dai. Sì, infatti, ok, siamo dentro, sembra di stare dentro, sembra, ma non è. Dentro una tagliata etrusca. Perché alla nostra sinistra c'è un muraglione, ma fatto qualcuno, ci sono anche sbarre di ferro, quindi... È un muraglione creato dall'uomo, moderno. Alla mia destra invece c'è proprio le pareti dei grotti. Quindi questo dovrebbe riportare giù al paese. Quindi, come vi ho detto, sembra proprio una tagliata. È uno spettacolo. Chiusa a destra e a sinistra e noi camminiamo in mezzo. Oh, eccoci qua, siamo arrivati dentro al paese dei grotti, vai. Ma chi c'è sta amore? Oh? Ma chi ce l'ha? Io fammi vedere, va. Forte, 1, 2, 3. Oh, Ciccio! Vabbè, ma sei piccolo per far cattivo con me. È troppo piccolo per far cattivo con me. Se era più grosso, allora io mi avvicinavo, ma così. Vabbè, siamo nel paese di Grotti. Adesso prendiamo il sentiero basso e torniamo alla macchina. Adesso è caruccio sto paese, ma mo a biretta ci vuole però, eh. C'è sta, e ti pare che non c'è sta un bar? Sì, no, ce ne sta. Vabbè, puntatina a Grotti. Scendi dall'altra parte.
Salute. Oh, naturalmente l'escursione è finita ancora, eh. Dobbiamo ancora camminare. Questa. Siamo a metà strada in pratica. E l'arte di due bottiglie, chi si arte di due bottiglie? Arte di due bicchieri? Noi. Va bene. Bene, adesso le due signore ci spiegano la storia dello spillone. Ah, per, no, aspetta, allora facciamo cosa? Prima di tutto facciamo vedere la pannocchia. Allora, guarda che pannocchia che c'ha. In Papua Guinea. Dice che i bambini, quando nascono, dopo un po' in età, gli si fa un foro nel pene. Con chi? Con uno spillone, qualcosa, e lì rimane. Che dolore, sento già il dolore, vabbè. Dice che quello poi, in età, che crescono, viene disinfettato, insomma, questo forellino rimane lì, poi quando in età che, adulta, che si sposa, i rapporti... No, vabbè, basta così che sento dolore. No, no, allora, non voglio più sentire, voglio più sentire! Fammi la pannocchia! Fammi la pannocchia! Fammi la pannocchia! Che succede? Cioè, becca la pannocchia! Vabbè, va. Escursione finita. 12 km 90 metri in 5 e 10 minuti, 5 ore e 10 minuti. Oh, vabbè. Finisce. No, guarda che abbiamo camminato comunque, eh. Quindi 12 km, quanto ho detto, boh, manco mi ricordo. 12 km e 90 metri, 12 km e 100. Vabbè, boh. Siamo arrivati. Forza Roma, abbassa Lazio. Ha detto tutto Luisa, eh? Ha fatto tutto Luisa. Vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso a Lazio. Vabbè, lascia perdere, tu sei laziale, però. Sei laziale? È laziale. Non lo sapevi? Guardalo, basta, vale. Basta come vedi un attimo, vale. Dai, guardalo. Se riconoscono i laziali, guardali, va.